È un torneo che noi dedichiamo a un nostro ex atleta, prematuramente scomparso, Bartolomeo Sugamieli. È il quarto anno che lo facciamo e quello che ci auguriamo è di giocare una bella pallanuoto, divertirsi, un momento di aggregazione, ci sono un sacco di ragazzi, squadre che vengono da fuori e quello è lo spirito giusto per affrontare questo torneo. Ci teniamo tanto perché un ragazzo splendido, Aquarius, qua c'è un altro dei tecnici che è Fabio Vulpetti che l'ha avuto in squadra, lo vogliamo ricordare sempre con amore e con affetto attraverso il gioco che lui tanto amava, che è la pallanuoto. Un ringraziamento particolare da parte dell'Aquarius come società va alla famiglia Rodittis che ci permette tutto ciò in questa splendida location che è l'Hotel Tirreno. Speriamo bene, con le ragazze abbiamo ottenuto degli ottimi risultati quest'anno, siamo arrivati alle semifinali nazionali, quindi quello è motivo di orgoglio. Con le under 15 femminili abbiamo anche la Serie B femminile, quindi che fa da traino a queste più giovani. E intanto continuiamo a divertirci, poi vedremo quello che verrà. Ecco. Quest'anno il numero delle squadre è aumentato rispetto a quello dello scorso anno. Abbiamo tre squadre toscane, una squadra di Roma, tre squadre catanesi dell'Altair e due squadre palermitane, oltre alle tante squadre del vivaio dell'Aquarius, diciamo trapanese. Considera che quest'anno il torneo over abbiamo 10 squadre, mentre lo scorso anno, se non ricordo male, erano appena 6. Questa è la quarta edizione di questo torneo che, devo fare complimenti all'organizzazione, è cresciuto sempre di più negli anni, ma i complimenti li vorrei fare anche alla famiglia di Bartolomeo che ci permette tutto ciò. Chiaramente senza di loro staremmo a parlare del nulla. Ormai è la quarta edizione di questo Memorial, è la quarta volta che veniamo, oltre alle conoscenze che abbiamo qua con gli allenatori del posto, insomma ci è subito piaciuto il clima e anche come viene svolto il torneo. Sicuramente fino a che possiamo e verrà svolto questo torneo saremo presenti per ricordare, insomma, anche se non l'abbiamo conosciuto, il Bartolo. Memorial Sugamieli è la quarta edizione e dobbiamo dire che non è solo pallanuoto sociale aggregazione, ma è anche un riconoscimento a tutti quegli atleti che durante l'anno riescono ad avere dei risultati ottimi anche a scuola, quindi didattica pallanuoto, ma soprattutto impariamo a vivere ai ragazzi la vita quotidiana e quindi anche quella della scuola che è il primo loro lavoro.